Ciao, perché sono qui in questa veste un po' tutta nera? Beh, di solito il nero viene paragonato a momenti non molto belli. Ed è proprio oggi che voglio portarvi una testimonianza. Domenica 28 gennaio sono andata allo spettacolo alla Miss Regina d'Inverno. Veniva eletta la Miss Drag Queen per il Nord Italia. E al termine dello spettacolo è stato puntato, diciamo così, l'accenno su quello che era successo il giorno prima, 27 gennaio, giornata della memoria, una giornata internazionale per ricordare le vittime dell'Olocausto. La frase ricorrente per ricordare il 27 gennaio è ricordare per non dimenticare. E visto che mi ha colpito appunto questo monologo scritto da una drag queen, ho deciso di portarvelo a conoscenza proprio per ricordare, per non dimenticare, ma non solo il 27 gennaio, in qualsiasi giorno dell'anno. Io non ho una buona memoria, voi sì. Voi però non c'eravate, io sì. Di quel giorno ricordo poco. Pioveva? Beh, dopo tanti anni capita di associare momenti brutti a giornate di pioggia. E quello era un giorno bruttissimo. Quindi sì, pioveva. Tantissimo. Però non sentivo freddo. Eravamo tanti, siepati l'uno accanto all'altro. Si tentava di sorridere, di confortarsi a vicenda. E molti ripetevano come un mantra ipnotico: appena uscirò di qui. Ma spesso le frasi e le loro buone intenzioni si fermavano lì, perché sapevamo che non saremmo mai usciti di lì. Allora perché mentire? Stiamo morendo. Perché non abbiamo potuto mentire, non abbiamo potuto nascondere chi siamo e cosa siamo. Che senso ha mentire adesso e arrivare dinanzi a chi ci giudicherà, macchiati della colpa della menzogna, l'unica piccola macchiolina sul nostro candido sudario della coscienza? Non ho memoria, quindi non ricordo chi c'era con me. Potrei azzardare di aver visto scendendo dal treno Anna, la mia amica d'infanzia, sempre bella ed elegante con quei fiocchi coloratissimi nei capelli. Mi sembra fosse lei, ma non ne sono sicuro. Adesso non aveva né fiocchi né capelli. E non sorrideva neanche. Forse non era neanche lei. Sono sicuro che anch'io, se potessi vedermi, non mi riconoscerei. Prima che accadesse, ridevo sempre, tantissimo, di gusto, ed anche quando baciavo il mio amato Jonathan, di nascosto sotto il sole cocente. Sì, in quei ricordi c'è sempre il sole. Ridevo ed amavo farmi rincorrere. Sapevamo di non poterlo fare e che prima o poi ce l'avrebbero impedito. Poi un giorno, mentre mi rincorreva, ha smesso. Di colpo. Fu un colpo. Forse due a rallentarlo e poi a fermarlo. Di colpo. Ci avevano visto. Mentre mi portavano via, trascinandomi con violenza, cercavo di guardarlo per memorizzare il suo viso, per scoprire se stesse dicendo delle ultime parole dedicate a me. Forse qualcosa l'ha detta, ma io non me la ricordo. Non mi ricordo neanche perché ve lo sto raccontando. Forse a voi serve per ricordare cose avvenute prima che voi nasceste e prima che io morissi.
Sul mio corpo ormai non sono più visibili i segni di una morte. Nella mia testa però c'è ancora ben segnato il perché di una persecuzione. Quando sentivi citare il paragrafo 175 e ti affidavano il triangolo rosa, capì immediatamente che le tue colpe erano due. Essere ebreo ed essere omosessuale. Ma a loro non servivano vere motivazioni per fare quello che stavano facendo. Non sempre alla base dell'odio c'è un vero motivo. E mai, e poi mai, ci sarà una giustificazione valida. Cosa stavo dicendo? Ah sì, che non ricordo. Ma voi sì. Non c'eravate, ma lo avete studiato, lo avete letto. E sapete tutto. Allora raccontatemi cosa avvenne, rinfrescatemi la memoria. Io c'ero, ma era come se non ci fossi. Sono esistito brevemente e chi si è accorto della mia esistenza mi ha ucciso. Questo lo ricordo. Autore Diego Claudio, in arte Lavanda gastrica.